Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Dagospia. Come sapete è una piattaforma web di rassegna stampa, di giornalismo, non di inchieste ma fanno scoop, insomma parlano un po' di tutto, politica, economia, gossip, attualità, veramente di tutto. Sono molto vicini alla posizione giornalistica perché effettivamente sono dei giornalisti, però per quello che è il modo di porsi non sono assolutamente giornalistici. E soprattutto il sito Dagospia, sinceramente, è quantomeno discutibile dal punto di vista grafico, contando che è una piattaforma che ha degli investitori dietro, ma comunque ha un'inversa e lunga carriera, insomma, longevità. Dagospia è una piattaforma di cui direttore e presidente, insomma, è Roberto D'Agostino, che, per chi non sapesse chi è quel tipo barbuto che qualche anno fa prese schiaffi da Sgarbi di fronte, mi pare, a Ferrara, non vorrei sbagliarmi, c'è il video famoso che spesso gira, un video di 30 anni fa. Ma insomma, spegniti un po'. No, non si deve trascendere, cioè, no, basta. Ti spegni tu. No, buoni. No, la smetti tu. Smettiamo una volta per tutte. No, per cortesia, no, mettetevi a... Detto questo, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, si è molto, molto concentrato su quello che è il mondo del calcio in diversi aspetti. Quello che tenta sempre di fare Dagospia è che lo pone molto lontano dal giornalismo, da quello che dovrebbe essere il giornalismo ideale, il giornalismo, è che tutti gli articoli che fa, tutte le cose di cui parla, servono per fare sensazionalismo, per diventare virali, per cercare la polemica. Non c'è una ricerca di un giornalismo di informazione, un giornalismo che ponga sensibilità sui temi, c'è solo discussione polemica nel bene e nel male, cioè dico delle cose che possono attrarre tante persone, dico delle cose che possono anche polemizzare rispetto a quello che dico, e sono ad esempio gli esempi di cui parlerò adesso. Ci sono modi e modi però di farlo, ci sono tematiche su cui si può calcare un pochino, su cui si può venire meno, un po' meno, la deontologia professionale. Ora, fossi giornalista io, fosse per me, non verrei mai al rispetto della mia professione. Però è chiaro che non è che Dagospia sia l'unica appartenente a questa cosa qua. Sappiamo che il giornalismo in Italia, specie quello sportivo, perlomeno, è veramente mediocre. Pertanto Dagospia è il peggio del peggio, ma il peggio del peggio vuol dire che c'è anche del peggio di altro tipo. Quindi questo è una cosa da appurarsi. Ultimamente parla di calcio, perché il calcio ovviamente dà molto spazio, ci sono stati gli europei, ci sono diverse tematiche, il calcio è molto parlato, lo sport è molto parlato, negli ultimi tempi ci sono le Olimpiadi, cioè parliamoci chiaro, questa estate è molto molto sport. Ci sono tre cose su cui posso soffermarmi e di cui metterò degli screenshot per ricordarvi quanto è successo. Ora, Dagospia, che sia di un livello mediocre, che faccia anche schifo a tratti, lo sappiamo da tanto tempo, c'è poco da fare, anche perché spesso mette insieme un po' di fake news o un po' di cose che appunto fanno sensazionalismo, non fanno informazione. Partiamo dalla prima, quella che è meno grave dal punto di vista della gravità del tema. Calvarese si è dimesso, brutto colpo per la Juventus. Cioè questo è il titolo su Twitter per quanto riguarda la presentazione di un articolo. Poi c'è l'articolo, il link, uno va a cliccare. Già il fatto che abbiano messo una cosa così, Calvarese rimesso, brutto colpo per la Juventus, fondamentalmente, lì, al pari del fatto che molti antiventini ci sguazzano, la maggior parte di chi è stato coinvolto su questo, io per primo che ne parlo, ma anche molti che hanno risposto offesi, sono gli juventini. Cioè, l'obiettivo di quell'articolo, di quel link, era trarre tutti gli juventini indignati, giustamente, e chiaramente la cosa è ben riuscita. Poi, uno potrebbe dire, ma perché non hanno denunciato? Beh, questa è una domanda che mi pongo da tantissimo tempo, perché quando si associano le cose come se a Calvarese fosse un dipendente da Juventus, è molto grave. Al di là di questo discorso, il loro intento è ben riuscito. Quindi questo non è giornalismo. Quando si cerca di fare il like, il retweet, la polemica, non è giornalismo. Il giornalismo è informale. E se si diventa virali con un buon articolo giornalistico, di giornale, allora vuol dire che si è bravi giornalisti. Ma non così. Primo caso, quindi, è quello classico. Banalità su Juventus, che insomma agli arbitri, eccetera, eccetera. Non so neanche dilungarmi. Non mi sono neanche offeso perché ormai non fanno più ridere battute sugli arbitri a costa da Juventus da quando sono nato, cioè da 29 anni fa. Seconda per gravità è un'altra, però voglio parlare subito perché voglio dare un tema, anche perché è il tema di oggi, sulla quella più grave. La più grave è quella che metto a questo posto, che dico adesso, ma è la più grave perché viene meno al rispetto della persona. Come sapete Gazidis, appunto del Milan, ha detto qualche giorno fa, ha ammesso di avere un tumore, mi pare, alla gola, al palato, insomma, da qualche parte, un tumore che lui pensa che sia guaribile, che adesso combatterà, eccetera, eccetera. Intanto in bocca al lupo a Gazidis per questa battaglia che sono sicuro vincerà, anche perché mi sembra ottimista, quindi diciamo che ci affidiamo alle sue parole. L'articolo,
l'articolo, il tweet, il post sensazionalistico per attrarre la popolazione e informare di questa cosa è, sono gazzidis amari. Ricordando che sono cazzi amari, cioè, ok, allora, parliamo di una persona che sta male, una persona che sicuramente sta vivendo una cosa molto dura, brutta, e tu vai a scrivere, per informare la gente di questo, sono gazzidis amari, su una condizione di salute. Ora, se fossero stati il Milan perde un colpaccio che va all'Inter, sono gazzidis amari, l'avrei anche detto, vabbè, anche poco giornalistico, perché effettivamente non è che poi, però di titoli di prime pagine vediamo di tutti i tipi, pare di aver visto qualcosa anche di pesante in giro, di comunque abbastanza sul gioco di parole, quindi l'Inter ti beffa e ti prende il giocatore che stavi trattando dal giorno prima, sono gatti di Samari, perché magari il Milan ha più alternative di mercato. Ora, al di là del fatto che piace o meno questo titolo, non è offensivo, si gioca un po' sulle parole, però non si parla di una condizione di salute di Gazzidis, ma si parla di un colpo non avvenuto, amen. Però Gazzetti Samari, rispetto a una condizione di salute molto grave, importante, è veramente mancanza di rispetto e va contro ogni tipo di deontologia professionale. Specie quella giornalistica, che dovrebbe essere un mestiere che purtroppo viene in qualche modo sempre attaccato, e mi dispiace dirlo, è giusto così. Cioè, la marea di giornalisti veramente dementi prende sempre il sopravvento su quei pochi che sono rimasti, che sono molto buoni, di cui spesso ne faccio menzione. Questo perché è una marea che è veramente molto rumorosa. Dago Spia, ripeto, è la punta dell'iceberg in giornalismo, che è tutto contaminato. Dago Spia è il peggio del peggio, ma il peggio comunque rimane a prescindere da Dago Spia. Quindi, ripeto, quel dito là mi ha veramente lasciato basito da quanto schifo provato. Sono gazzidis amari. In una condizione di salute, scherzare su queste cose veramente, al di là di quello che può essere, cioè non è grave di per sé, perché appunto perché è stato scritto questo, allora il tumore di gazzidis andrà peggio. Ma è proprio un discorso di, cioè, facciamo giornalismo, fate giornalismo, fatelo fino alla fine. Il giornalismo non deve essere faccio più clic possibile, ma ultimamente sappiamo, ma non solo da Gospia, ripeto, ma quello dello sport, la gazzetta, cioè, è solo questo, clickbaiting, fare disinformazione, fake news, acuire l'odio verso il giornalismo prima di tutto, ma verso tra i tifosi, perché poi quando si parla di calcio in questo caso si va ad acuire l'odio tra i tifosi e dei tifosi nei confronti delle persone. Bruttissimo. L'ultimo caso è quello più recente, su cui voglio dedicare una piccola parentesi, perché lì effettivamente bisogna un po' distinguere in questo caso, mentre il discorso di Gazzidis era tutto, sotto tutti i punti di vista, condannabile, tutti i punti di vista, sia della forma, sia del contenuto di per sé che vuole dare quel titolo, è l'ultima cosa su Agata Centasso. Chi è Agata Centasso? È una calciatrice di Serie C del Venezia, femminile, classe 90, 2 anni più di me, tra l'altro, e ultimamente è diventata virale. Ora, perché è diventata virale? Per le sue qualità sportive e calcistiche? No. Perché? Perché è una bellissima ragazza. Tra le calciatrici, io penso di non aver visto, forse, la Goldoni, poche, insomma, fa parte di quella cerchia di calciatrici molto, molto belle. E nel suo caso, appunto, perché nessuno di noi segue la serie C femminile, non la segue nessuno, chi noi segue il Venezia addirittura femminile, nessuno, è diventata virale perché è una gran bella donna, è bellissima, è stupenda. Tanto stupenda che chiaramente non è che l'abbiamo capito solo perché abbiamo visto una foto, ma perché chiaramente lei gioca sicuramente su questo fatto e pubblica diverse foto da diventare più che calciatrice, e sta emergendo il suo aspetto di, non modella, ma di influencer in qualche modo, insomma di mettere tutte le foto, specie in costume chiaramente, quindi anche mezza nuda in qualche modo, che attirano la flotta di maschietti. Ora, saremmo però ipocriti a dire che seguiamo la Centasso, la seguo anch'io, perché è una brava calciatrice, perché ci interessa il calcio femminile, perché è simpatica. Noi la seguiamo perché è figa, punto. Ma lo dico io e lo dico tutti. L'ipocrisia sta nell'indignazione del concetto che questa persona venga seguita perché è bella, è figa, eccetera, eccetera. Dove sta l'ironia Gospia? Fa un post dedicato, e da una parte dedica anche, stava bene, per parlare di questo fenomeno virale che sta diventando. La locandina è poi una figa da mediano, quindi diciamo che giornalisticamente parlando è discutibile. Dentro trovate nell'articolo che mette in vista i bei due palloni d'oro riferito al seno. Ora, il discorso è questo, parlare di giornalismo, se questo è giornalismo, io sono mio nonno, nel senso che questo non è giornalismo. Il concetto espresso da Gospia è un concetto che, togliamo ogni tipo di ipocrisia, abbiamo pensato tutti. La prima cosa che ho visto pensando, guardando una foto di Agata, non ho detto certo è una grande calciatrice, è una gran
pezzo di figa. Io posso dirlo, sì, perché? Perché non sono un giornalista, non sto scrivendo un articolo di giornale, non è offensivo che lo pensi, perché lo penso e lo dico. La cosa diversa è che se affrontiamo chiaramente il tema Agata Centasso come fenomeno, anche dicendo che oltre a una calciatrice è soprattutto una bella donna e viene apprezzata dai maschietti, soprattutto per questa cosa qua, lo si dica, non è un problema, non siamo ipocriti e anche moralisti, ma lo si dica in modi diversi. Non puoi fare un articolo con scritto una figa da mediano, i palloni d'oro. Cioè, giornalisticamente parlando, dove sta il giornalismo? Cioè, queste cose qua le scrivi, cioè, sono, va bene, tipo se hai 60 anni e hai gli ultimi scatti di ormoni che ti portano a dire che figa sotto i tweet, no, capite, quelle persone che pensano che scrivendo tanti tweet si possa, te la danno, no? Perfetto, magari fosse così, no, non è così. Quindi queste cose qua mi stanno bene, non mi stanno bene, ma fanno schifo lo stesso, però un po' meno schifo se lo fa uno su Twitter, perché poi alla fine risponde per se stesso, ma quando presenti un articolo in giornale e si presuppone che la persona che scrive questo articolo sia un giornalista, onestamente, questo non è giornalismo, ma veramente molto molto schifo. Quindi questo per gravità non è il più grave, perché il discorso su Cazzidis è molto più delicato. Non è sicuramente più grave, perché c'è anche una persona di mezzo, che è appunto Agata, e c'è una persona di mezzo anche dal punto di vista personale, anche se quello sull'arbitro secondo me è gravissimo, perché qua si parla di una cosa che è gravissima come tipo di collegamento. Detto questo, volevo fare un commento anche sulla questione di Centasso. Ho messo un po' di screenshot e sicuramente prenderà anche un po' il titolo, perché la questione di oggi è sicuramente quella più virale, più interessante, e sicuramente non volevo dare più visibilità di quanto ne ho data sul discorso Gazzidis, che mi ha fatto veramente molto riprezzo. Ora, onestamente, quando si parla di salute e si fa queste cose qua, non... E poi, ripeto, il contesto giornalistico è quello che mi fa schifo. Cioè, dividiamo giornalismo da quello che è la vita reale, il commento della persona normale, perché se il rispetto va sempre mantenuto. Però è chiaro che un pensiero, io tra amici posso dire, cavolo, Agata è una gran figa, non c'è nulla di male, lo hanno fatto tutti, non siamo ipocriti. D'altra parte, se fossi un giornalista non scriverei una figa da mediano. Ma che gran figa questa Agata, ma che giornalista sarei? Dovrebbero radiarmi dall'albo per scrivere una cosa del genere. Non per il concetto che è condiviso, ma per il modo. I modi cambiano sempre. I modi cambiano sempre. La notizia sul Gazzidis era, come dicevo prima, legittima darla, ma non così. Aspetti i commenti qui sotto, sperando che Dagospia prima o poi ci saluti, perché onestamente il giornalismo deve essere altro. E i giornalisti stessi dal di dentro devono combattere affinché certe piattaforme, certi media, giornali, carta stampata, quello che volete, la smettano di fare pseudo giornalismo. Perché questa massa, maggioranza rumorosa, perché ormai è una maggioranza, va ad oscurare quella minoranza che lavora bene, che fa gavetta, che scrive cose importanti, che fa inchiesta, eccetera, 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 eccetera. Commenti qui sotto, come sempre, forza Juve e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compare.